Salve e bentornati in questo nuovo video. Primo giorno a Roma e eravate messi qua sopra. Come avete visto nel video che è uscito venerdì, ho rotto il mio cavalletto, questo qua. Non ho proprio rotto tutto il cavalletto, ho rotto semplicemente la testina per appoggiare il telefono. Per mia fortuna ne avevo un altro e quindi adesso sto registrando con quell'altro cavalletto. Meno male. Se primo giorno a Roma. E quindi ce la godiamo un po'. Fontana di Trevi. Caratteristica. C'è il palo della luce qua in mezzo. Bella. Piazza di Spagna. Bellino. Wow, che cartellone pubblicitario, cioè sì. Così sponsor, vabbè. Bellissimo, veramente bellissimo. Scale di Piazza di Spagna, come potete vedere da questa parte ci sono tutte le balconate ed è molto molto bella. Adesso continuiamo a salire, questa qui è la Trinità dei Monti, così, ed è molto molto bella. Questa è Piazza di Spagna e questa qua che vedete qui è una via lunghissima che anche se zoom. Voi vedete la fine? Io no. Comunque, questa qui è la prima balconata. In realtà ne abbiamo ancora un sacco perché dobbiamo salire ancora lì. Ma questa qui è già la prima e ha una vista veramente meravigliosa su questa fontana. E adesso proviamo a continuare a salire. Noi prima eravamo qui e adesso sono salito sopra. E qua si vede ancora meglio tutta la vista su Roma. Potrei fare quasi un timeslapse qua, sarebbe molto carino. Ho salito le scale di corso e quindi ho il fiatone, però è veramente bella l'atmosfera. Wow, monumento, è altissima, non riesco a farvela vedere bene. Non so cosa ci sia là sopra perché non si vede da qua, ma in teoria cosa dovrebbe essere? È la chiesa di Trinità dei Monti. Ah, è la chiesa. Chiesa quindi.
Allora, abbiamo preso anche le castagne, ho preso quello più grande perché così le mangiano tutti. Adesso proviamo a mangiarle, nonostante siano bollenti, mi sto bruciando le mani. Ci vediamo dopo. Ok, mi vedete tutto imbardato così perché sta iniziando a piovere. Quindi, yeah, che bello. E adesso stiamo provando ad andare al ristorante in cui mangeremo questa sera. E niente, la cosa bellissima è che si scivola sulle mattonelle e quindi io non devo per forza camminare, ma posso scivolare senza problemi, ovviamente, perché si sta creando quel bagnato. Adesso cerco di farvelo vedere. Vedete, si sta creando questo bagnaticcio che fa scivolare la scarpa e quindi tu puoi fare un sacco di cose bellissime. Vedete, adesso vedere se tu metti il punto giusto, non devi andare tu parti, cioè posso anche mettermi così e sto scivolando, non sto camminando, anzi stessi camminando sarebbe ben diverso. Sono scivolato, cioè ho scivolato fino a questo pezzo, che è bellissima come cosa, perché sì, però siamo qui e qua continua a scivolarsi, cioè si può scivolare. Quindi io sembro un uomo venuto dal futuro che scivola sulle mattonelle. Questa cosa, ditemi che non è veramente meravigliosa. Siamo in questa via che, a dirla tutta, è veramente, veramente molto, molto carina. Rettifico, ha smesso di piovere. Quindi è meravigliosa questa cosa. Ha finalmente smesso di piovere, fra l'altro. Se si vede di qua. Perché è... Cioè, ho fatto una clip in realtà un secondo fa, però adesso ha smesso di pioviginare, come vi ho fatto vedere prima, perché le gocce sono diminuite. Però continuiamo a cercare disperatamente un ristorante in cui mangiare. Però, cioè, in realtà l'abbiamo già trovato. Ci stiamo andando, ma abbiamo due navigatori che fanno due strade completamente diverse, quindi dobbiamo scegliere quale seguire fra i due. Comunque siamo qua, in questa via meravigliosa. Piazza del Parlamento, il Parlamento. Interessante. Bellissimo. Veramente, veramente bello. Visto da davanti fa ancora più scena, ma non ci siamo assolutamente passati lì. Qua c'è il controllatore. Però, veramente, veramente bello. Devo fare clip sempre più corte perché mi si sta scaricando il telefono, quindi dovrò fare clip sempre più corte e mi tocca. Comunque siamo finalmente arrivati al ristorante, ovviamente prenderò una carbonara e ci vediamo dopo. Abbiamo preso delle melanzane fritte e anche delle zucchine fritte. Le melanzane sono un po' appiccicate fra di loro nella frittura e non riesco a farvele vedere. Quindi, ma che scappa. Zucchina. Non buttiamo via niente, proprio. Ah, con lei che scappa di oro. Buona. La melanzana l'ho assaggiata prima, era buonissima, entrambe buonissima. Poi abbiamo preso anche prosciutto e una mozzarella di bufala. Ci vediamo dopo, che tanto arriva la carbonara e una sacca di cose. Ok, è arrivata la carbonara. C'è solo un piccolo problema, che è il seguente. E c'è il pepe. Io non ho mai assaggiato pepe nella mia vita. Non mi piace il piccante. E quindi, guardate, è pieno. Bella, vi dirò se c'è, se sono riuscita a mangiarlo. Comunque, finito tutta, non tutta la carbonara, perché veramente un sacco, era veramente un sacco, ma per i miei standard, io mangio poco ovviamente. E niente, io spero che questo primo giorno a Roma vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdervi altri episodi. Ma comunque noi ci picchiamo in giro in cose, prossimi video, prossimi video.
Vabbè, ci vediamo domani perché sarà il giorno. Ciao!